Ciao amici di Calcio Pazzo, io sono Alfrez e oggi mi è stato chiesto quale secondo me è l'avversario più pericoloso per la partita contro la Fiorentina, ovviamente della Lazio, e ragazzi penso che la risposta sia un pochettino scontata e ovviamente la mia risposta è Franck Ribéry, che nonostante comunque nell'ultima giornata contro il Brescia non abbia fatto benissimo, rimane un giocatore pazzesco che ultimamente sta trascinando la Fiorentina e un giocatore sicuramente temibile che insomma un po' di paura me la mette, ecco. Niente, alla prossima e ciao ciao. Ciao a tutti gli amici di Calcio Pazzo, bentornati qui da Bass. Siamo ritornati qui per, diciamo, dire chi mi spaventa di più del Brescia. Anche se vedendo le ultime partite del Genoa, probabilmente chiunque gioca contro il Genoa mi spaventa completamente, dall'allenatore all'ultima riserva. Però andiamo a vedere bene nel dettaglio. Diciamo che essendo un po' parziali, forse quello che mi dà più paura è Donnarumma insieme a Balotelli, che lì davanti mi spaventano un pochettino, perché Donnarumma ha una velocità molto molto tosta in confronto a Zapata e Romero, che non stanno andando benissimo. Diciamo che mi fanno un po' paura. In generale mi fa paura quasi tutto il Brescia, perché se perdi 5-1 a Parma non ti può fare, cioè non ci sono distinzioni. Però andando proprio nel dettaglio, forse diciamo che Tonali e Donnarumma sono quelli che più mi spaventano. Diciamo, potrebbe esserci anche la sorpresa Balotelli, ma quelli più pericolosi secondo me sono loro due. Napoli che domenica affronta la Spal, se devo pensare al giocatore più pericoloso forse Petagna. Al giocatore invece secondo me più forte Kurtic, ragazzi, secondo me diventerà fortissimo Kurtic, tra uno o due anni sarà pronto anche per una big, però attualmente forse Petagna come coefficiente di difficoltà sta un passetto in avanti. Altro ottimo giocatore sarà Vicari, difensore centrale, quindi anche sotto quel punto di vista dobbiamo stare attenti. Però questi sono i tre punti di forza della Spal, secondo me. Allora, un saluto a tutti gli amici di Calcio Pazzo. Quindi, il giocatore più pericoloso e più da tenere d'occhio del Milan. Allora, per me ce ne stanno due in particolari. È quasi impossibile fare una previsione su chi potrà effettivamente essere l'uomo più pericoloso, dato che Pioli ha fatto solo una partita e in quella partita, per esempio, ha giocato bene Çalhanoğlu, ma per me comunque contro la Roma non credo possa fare molto molto meglio. Quindi per me quello più da tenere d'occhio è quello che è stato più costante con qualsiasi allenatore, ovvero Theo Hernandez. Di altro ci potrebbe stare Piontek, che può essere motivato dopo il gol contro il Lecce. Per il resto non vedo tutte queste difficoltà, c'è da dire che neanche il Milan le vedrebbe, dato che la Roma gioca con l'infermeria piena e niente, in campo non c'è nessuno. Quindi per me giocatore da tenere d'occhio Theo Hernandez. Un saluto a tutti gli amici di Calcio Pazzo, ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti amici, ben ritrovati da me. Un saluto a tutti gli amici di Calcio Pazzo. Allora, la Samp questa domenica in campionato affronterà il Bologna. Bologna, squadra molto difficile, squadra molto ostica, con un carattere veramente che ha assimilato proprio quello del suo allenatore Siniša Mihajlović, allenatore che io stimo molto, è un grande allenatore, sicuramente di polso, e sicuramente l'ha trasmesso ai suoi ragazzi. Allora, sono sicuramente molti gli elementi che mi possono preoccupare per questa sfida, Santander, l'ex Soriano, però sicuramente quello che mi dà più preoccupazioni è Orsolini, questo ragazzo di 22 anni che ha sicuramente un gran talento, ha un grande miglioramento di margine secondo me, però può essere veramente un gran campione, secondo me può diventare. Non so come finirà questa partita, però sicuramente Orsolini è quello che mi dà più preoccupazioni, perché lo ritengo veramente molto molto forte. Detto questo, un saluto a tutti da Giampi, ciao a tutti. Ciao Andrea e ciao a tutti gli amici di Calcio Pazzo. Domenica la mia Atalanta affronterà l'Udinese e secondo me fra i friulani il giocatore su cui bisognerà concentrare le nostre attenzioni è Rodrigo De Paul, perché l'Udinese ha dimostrato di essere una squadra molto difficile ed una squadra che se riesce a segnare poi è capace di chiudersi in difesa e non subire reti. Quindi il nostro obiettivo principale sarà quello di fermare l'attacco dell'Udinese e mantenere la nostra porta inviolata. Ciao a tutti gli amici di Calcio Pazzo, un saluto da Calcio Toro. Oggi sono qua per dire l'avversario più pericoloso del Casteddu, secondo me, per la partita Torino.
Cagliari, un brevissimo spezzone che comparirà nel video di Calcio Pazzo. Dunque, per me l'uomo a cui bisogna prestare più attenzione sponda cagliaritana è Rajan Nainggolan, il ninja, scontatissimo dirlo, mi viene da dire anche Simeone, mi viene da dire João Pedro, sono comunque giocatori che temo moltissimo, ma se ce n'è uno proprio che insomma più di tutti può farci del male, Rajan Nainggolan. Abbiamo un centrocampo debole, un centrocampo che può essere tranquillamente arato totalmente dal ninja, soprattutto capacità balistiche importanti, fisico possente, e di conseguenza è un calciatore che ha, almeno per, nonostante la nostra sia una squadra fisica, ultimamente soprattutto là in mezzo vedo molti problemi, di conseguenza penso che il ninja possa causarci diversi problemi. Quindi un saluto a tutti gli amici di Calcio Pazzo e speriamo bene per la partita di domenica. Forza Toro! Ciao Calcio Paccio, allora il prossimo avversario più complicato secondo me sarà appunto la Sampdoria, le incontreremo questo weekend. Allora, secondo me difficile perché appunto ha appena cambiato allenatore, quindi ha stimoli in più. Lo stesso Bologna, quando cambiò allenatore, ha subito vinto con l'Inter e comunque ha iniziato a fare risultati positivi. Magari è successo un po' dopo rispetto al cambio, però il cambio fa sempre e quindi un po' mi fa paura questo cambio. Però insomma, se il Bologna gioca come vuole, come deve, secondo me una vittoria ce la possiamo anche portare a casa contro la Samp, soprattutto anche perché siamo in casa. Quindi secondo me appunto la sfida più complicata sarà con la Samp. Ciao Calciopaccio, ci vediamo alla prossima. Buonasera a tutti ragazzi dal vostro Cartal Curva Nord, iscrivetevi al canale di Calciopazzo, appunto. Mi è stato chiesto chi sarà per me il giocatore più pericoloso per la mia partita Inter-Parma. Allora, per me Inter-Parma sulla carta dovrebbe essere una partita facile, ma si sa che non ci sono mai partite facili per l'Inter, basti solamente pensare appunto a Sassuolo-Inter che era facile e invece manco per niente. Il giocatore che vedo più in chiave pericolosa per questo Inter-Parma sarà per me Caramo e soprattutto dobbiamo stare attenti a Inglese, ragazzi, perché Inglese è un bomber. Ma non voglio sottovalutare Gervinho. Gervinho è stato sempre un'arma in più per loro. Quindi mi aspetto che però la portiamo a casa e che rimaniamo incollati al treno contro la Mertus. Con questo è tutto, ciao amici di Calcio Pazzo e un abbraccione. Ciao Andrea, ciao amici di Calcio Pazzo. Allora, mi avete chiesto un nome dei prossimi avversari della Juventus al quale prestare particolare attenzione. In questo caso la Juventus gioca contro il Lecce, il mio nome è Babacar. Dico di fare attenzione all'attaccante del Lecce, Babacar, che insomma in Serie A è da un po' di tempo, e proprio per questo motivo ha segnato il suo primo gol con la maglia giallorossa contro il Milan sulla respinta di un calcio di rigore che aveva sbagliato, però si è sbloccato. È uno degli uomini più di esperienza del Lecce, non tanto per un discorso di età, perché comunque è ancora giovane, però è uno comunque dei più esperti della categoria, perché ha giocato tanto con la Fiorentina, ha giocato anche con il Sassuolo, sempre in Serie A, e quindi può essere quell'uomo che conosce la categoria bene e può aiutare il Lecce ad andare verso la salvezza. Poi appunto giocherà anche in casa, non è una partita da sottovalutare, ma non lo è nessuna. Il mio nome per questa gara è lui. Un saluto a tutti.